Salve a tutti amici utilizzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui nella decima parte di Nexomon Extinction, sempre per Nintendo Switch. Nella scorsa parte ragazzi abbiamo visto che Amelie è veramente cattiva ed ha creato infatti un tiranno artificiale per sconfiggere tutti gli altri tiranni. A causa di ciò ci ha fatto cadere dalle isole di Drake e arrivare qui nella tundra congelata, dove appena siamo arrivati abbiamo visto Merida, ovvero la quinta figlia di Omicron. Dopodiché siamo arrivati nel villaggio della tundra congelata e abbiamo rincontrato nuovamente Videl, la quale ha una missione per noi e che in questa parte vedremo di completare. In più abbiamo accettato una particolare missione dalla receptionist della Gilda, ovvero di andare in una grotta d'est della città della tundra congelata e di sconfiggere un particolare fantasma che stava dando fastidio alle persone della zona. E questo fantasma, raga, è praticamente il protagonista di Nexomon 1 che abbiamo già visto nella prima parte. Praticamente in questa parte ragazzi proseguiremo nell'avventura e raga non so veramente cosa può accadere. Off camera non ho fatto nulla perché sto registrando tutto di fila e queste due missioni, ovvero quella di portare due Nexomon tipo fuoco in particolare a questo tizio e sconfiggere i sei ladri in giro per la tundra ghiacciata, non le ho completate. Lo farò off camera per allenare anche i miei Nexomon e direi dunque di proseguire ad est. E nell'erba si può trovare un mound che è l'evoluzione di un topo di cui non mi ricordo il nome, che abbiamo incontrato qualche parte fa. Raga, effettivamente non è bruttissimo, ma non è nemmeno bellissimo. E comunque ha mantenuto il fatto di avere i padiglioni alle orecchie. E preso Mound, che deriva da mouse più sound. E raga, quindi direi di andare ad est. Ma qui c'è un'allenatrice, che ha un Rocklass, sarebbe l'evoluzione dello scarafaggio di tipo terra che abbiamo incontrato qualche parte fa. Un Glidely, raga, troppo bello questo Nexomon. Un Globlob. Questo è bello, raga, assomiglia davvero tanto a Reuniclus. Però, raga, lo preferisco, devo essere sincero, è più particolare. Ha una faccia un po' più maligna, però molto bello. E raga, mandano in campo un Yarnesti, che sarebbe la forma evoluta finale dello starter di tipo volante. Raga, forse questo è l'ultimo percorso di questa zona, perché non vedo altre vie. Questo allenatore ha un Treclay, un Snagit e un Blimpapa, che dovrebbe essere l'evoluzione di quella mongolfiera che abbiamo incontrato qualche parte fa. Che carino che è anche l'idea di fare una sorta di papadi dirigibili. Molto bello. Raga, intanto il ladro ci vuole risfidare, ma perché, come vi dissi qualche parte fa, gli allenatori che ci hanno già sfidato vogliono comunque lottare ancora con noi. Ed è una cosa ottima per l'allenamento. Ok, siamo arrivati qui, in questa zona, e che forse è quella giusta. Qui possiamo usare il potere dell'aria, che praticamente ci sta servendo davvero tanto. E qui c'è un allenatore che ha un Wargoyle, un Heliventus, un Croncho, che è la seconda forma evoluta di Kraff, un Haifun e un Varawirl. Non mi piace. È molto strano, veramente. Questi Nexomon che non hanno occhi, non hanno bocca, boh, non lo so. E raga, forse siamo arrivati nella zona in cui dovrebbe trovarsi il tizio che dovrebbe aiutare Videl. Ok, ci sono dei tizi strani. Aiuto, aiuto, qualcuno ci aiuti. Chiudete la bocca, nessuno verrà a salvarvi. Perché state facendo questo? Dobbiamo consegnare gli esplosivi, la città ha bisogno di quel bunker. Se abbandonate la città saremo esposti agli attacchi, i mostri distruggeranno la nostra base. State usando la città come uno scudo, siete fuori di testa. Raga, lui, questo personaggio è fighissimo. E ovviamente tocca a noi salvarli. Però prima di salvarli direi di prendere questo strumento, ovvero un portamonete dell'avaro, che raga è ottimo. Ed eccoci qui, tutti quanti contro abbiamo. Sei il ragazzino di quell'orfanotrofio. Il nostro padrone ne sarebbe felice. Non solo saboteremo lo scavo del bunker, ma riusciremo anche a rubare quel tuo uovo di tiranno. E ci sfida, vabbè è giusto. E ha mandato in campo Meritress, che raga è la forma evoluta di Folicurse se non sbaglio. O è la terza o è la seconda, comunque in quella linea evolutiva lì. Un Lucuma, che raga è l'evoluzione di quel Nexomon che abbiamo trovato due parti fa. Un Ecoloptera, e lui invece mi piace, è l'evoluzione di Sonico praticamente. È migliorato tantissimo dalla sua prima forma e devo dire che non è affatto banale. Raga, mandano in campo Fantra, che è l'evoluzione di questo Nexomon di cui non mi ricordo il nome. E raga, lui è molto bello, però allo stesso tempo è strano. Non l'avrei fatto così. Secondo me aveva un bel po' di potenziale, però comunque è molto bello. Ciao Fantra. Ciao Meritress. Ok, sconfitto uno, penso che gli altri non c'è bisogno che li battiamo. E se ne vanno tutti, va bene. Però l'importante è aver salvato i tizi. Questo tizio si chiama Kingston. Ci hai salvato. La città sta bene? Abbiamo bisogno dell'esplosivo affinché Videl possa dissotterrare il bunker. Certo, certo.
Ok, abbiamo ottenuto dell'esplosivo, benissimo. Per cortesia, non saltare in quel modo con delle bombe nei paraggi. Hai sentito? Volevano usare la malasorte della città per proteggere il loro nascondiglio. Devi portare quegli esplosivi a Videl, in fretta. Perfetto, torniamo da Videl. Come mai ci hai messo così tanto tempo? Non c'è da stupirsi se sei ancora un domatore d'argento. Limitati a prendere gli esplosivi. Ne hai bisogno di altro? Pff, più o meno. È un edificio molto vecchio, ma sorprendentemente fortificato. Spero che queste bombe siano sufficienti per penetrare all'interno. Dov'è quel bunker? Ok, è ad ovest. E dunque andiamo. Se vi ricordate, non potevamo ancora andarci. Aiuto, aiuto! E arriviamo noi in soccorso, come sempre. Ed è con Blitzstrong che il peccato non possiamo catturare. Perché, raga, ha davvero tanti punti vita, 287. Ok, sconfitto. Un'altra volta, va bene. Perfetto, battuto. Intanto, raga, quei Blitzstrong erano perfetti per questa zona, visto che assomigliano degli Yeti. Se non ci sbrighiamo, ci invaderanno di nuovo. Là è dove dovrebbe essere il vecchio edificio. Raga, il bunker di cui parlavano è dove nello scorso Nexomon il Nexolord ha potuto creare, grazie a Ellie e gli altri scienziati, la macchina per resuscitare l'Omnicron. Ok, eccoci qui ritornati. Cos'era questo posto esattamente? Secondo le planimetrie che ho trovato, forse una vecchia fabbrica. A quanto pare stavano lavorando ad un macchinario gigantesco al tempo. Non so a quale scopo, però. Ok, puoi farle esplodere, Mr. Electric? Ma lei come fa a sapere che abbiamo il potere elementare del fuoco? Vabbè, intanto abbiamo fatto saltare in aria l'ingresso ed entriamo. E è cambiato totalmente, raga. C'è qualcosa che non va. Il layout di questo edificio è completamente differente dalle planimetrie che ho trovato, come vi ho detto. Qualcuno deve aver modificato questo posto. Hanno cambiato tutto, appunto, come vi ho detto. Forse qualcuno vive qui. Bene, allora andiamo in questo posto vecchio ma nuovo. Attenzione, attenzione. Rilevato intruso, rilevato intruso. Schieramento della prima linea di difesa. Sa. Ivan! Bibbo! Intrusi, questa è la vostra ultima occasione per andarvene. Bibbo! Che tipo di robot dice? Bibbo! Ok, basta, bip. Ma che cazzo? Ivan? Ed ha un barboraco, che è l'evoluzione di quel Nexomon che abbiamo incontrato nella parte 6. Raga, Ivan! Madonna santa, quanti colpi di scena! Ma com'è possibile? Sono dei robot, come se il loro vecchio corpo fosse stato trasformato in un robot, perché sono passati 1000 anni e penso che siano morti, sti cristi, no? Bello, non me l'aspettavo veramente. Un Moltano, raga, che è strano davvero tanto, e l'abbiamo sconfitto. Ma, semplice. Ma, raga, io veramente non so che dire. Forma finale! Cioè? È la Madonna! Scusa, perché enorme? Che diavolo stavano costruendo in questo posto? Sicuramente stavano cercando di armare sciocchi. E ci sono riusciti. Sempre con il peso in mano, d'altronde. Ed ha un Lukuma, un Graf, raga. Lui è davvero molto bello. Anche lui un Camalevo. Comunque, raga, Reptomotor da dietro è bellissimo. Non fraintendetemi, intendo come backsprite. Un Immortus. Gesù mio, quanto è bello. Raga, è stupendo. Raga, è stupendo. Come cazzo si fa a farli così belli, mamma mia! In questo gioco, raga, tutti i tipi spettro, almeno per ora, sono qualcosa di fenomenale. Ve lo giuro, se non avessi preso Devol, l'avrei preso sicuramente Immortus, raga. No, cioè, è bellissimo. Cioè, raga, io veramente non ho parole. È strepitoso come Nexomon. Basta, dai, quante fasi vuoi avere? Impossibile, bip, bip, boh. Vabbè, se n'è andato. Ma tutta questa sicurezza a cosa servirebbe? Scusa, c'ha ragione. Intanto, ragazzi, giusto per, ho messo Aizgon come compagno, giusto così perché qualche parte fa lo trovammo in una cassa. E ragazzi, quindi direi di proseguire. Raga, intanto il laboratorio è stato davvero aggiornato. Si può trovare un Nenerser che è molto strano, è una sorta di coleottero che praticamente ha il muso che assomiglia a quello di Vikavolt. E preso Enerser, direi di andare. Ok, qua ci sono Videl e Coco. E forse siamo vicini nell'entrare nella sala principale, diciamo. Ok, intanto abbiamo attivato le due porte e direi di proseguire. E raga, qui si può trovare Yummo. Allora, ragazzi, diciamo che qua siamo incontro a una bella scelta. Io Yummo, raga, lo voglio senza né se e né ma, e lo voglio assolutamente prendere a tutti i costi il più presto possibile. Voglio un Nexomon di tipo psico in squadra. A me piace Yummo, a me piace Slurpuff, Yummo e l'evoluzione me lo ricordano. È un nuovo Nexomon, è un Nexomon che mi piace, quindi direi di prenderlo, di catturarlo e di aggiungerlo nel team. Siamo 5 membri su 6 e il sesto membro vedrò per bene, in base anche ai tipi che mi mancano da coprire, con le super efficacia, quale poter mettere. Per la prossima parte, ragazzi, l'avrò sicuramente allenato. Non so se effettivamente avrà una terza forma evoluta,
però lo voglio. Volevo un Nexomon tipo psico in squadra e lui è il più azzeccato. E proseguiamo. Ok, c'è una sorta di grande macchina Atlas. Atlas? Cos'è questa robaccia? Ciò che giace di fronte ai vostri occhi è la vostra ultima speranza per salvare l'umanità. Costruito 1000 anni fa, è giunto finalmente il momento di liberare Atlas. Dina! Ciao Dina! Ritornata! La Gilda ci ha inseguiti! No, sono qui di mia iniziativa, sono dalla tua parte, Mr. Electric. Di cosa state parlando? Scusami ragazzina, non sono affari tuoi. Beh, non vado da nessuno. Ah, è vero, sì che lei ha il potere di congelare il tempo. Cosa l'hai fatto? E potremmo lasciarlo in quello stato, per favore? Questo è un potere che ho preso in prestito da un vecchio amico, ma è una storia che ti racconterò un'altra volta. Mr. Electric, nei tempi antichi io ero conosciuta come Nara, il tiranno della vita. Sei anche tu uno di quei fantasmi. Sono proprio una dei figli di Omnicron, ma al contrario di loro, io sono viva. Hai visto Vados? Non è vero. Per molti anni ho lavorato sotto copertura, cercando di sabotare le macchinazioni di MV. Potrà avere delle buone intenzioni, ma Vados è un terribile sbaglio. Perché non va bene che Vados vada a uccidere i tiranni? Il problema è semplice, lasciami spiegare. Non mi sei mai piaciuta, Dina. Ma non ho mai dubitato della tua forza. E pensare che sei sempre stata una traditrice. Che delusione. Chi è Amelie? Raga, è quello della Gilda, Xanders? Sì, Xanders. Mi hai seguito fin qui. Perciò uno dei nostri gran maestri era un tiranno sotto mentite spoglie. Che fegato, unirsi alla Gilda per sabotare il nostro futuro. Usa la tua testa. Vados è molto peggio di qualsiasi altro tiranno di questo mondo. Chiudi quella bocca. Non ho bisogno di ascoltare una delle tue specie di selvaggia. E tu, Mr. Electric, mi hai deluso anche tu. Polverizzerò ogni singolo traditore proprio qui. Fai pure del tuo peggio, mostro. Hai ucciso molti tiranni, Xanders. Si sta trasformando in Nara? Mai mai affrontato? Un figlio di Omnicron? Nara, eccola qua. Raga, sì. Vabbè, ma diciamo che essendo entrati nel mood dei figli di Omnicron, Dean è un figlio di Omnicron, doveva per forza accadere. Raga, a quanto pare anche Nara è cambiata. Il re dei mostri ebbe 7 tiranni primordiali. Eravamo annunciatori di distruzione, eravamo la causa della fine dell'umanità, ma un traditore sorse tra di noi e decise di combattere contro il male. Io sono Nara, la quarta figlia del re Omnicron, e oggi mi schiero contro la tua Gilda. Raga, ecco Nara. Nel nome di Ulzar, e pensare che eravamo compagni, combatti contro di me, maledetta mostruosità. E la Madonna, che cacchio ho fatto? L'ha distrutto! Piccola, io sono Xanders! Abbi paura di queste mani, perché hanno ucciso centinaia di esemplari della tua specie. Dina, tu sei un tiranno, eppure riesco a sentire il tuo potere che si affievolisce. Sei diventata vecchia e debole, non puoi sconfiggermi. Nemici della Gilda, combattetemi e perite. Wow, 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 non ho la minima idea di cosa stia succedendo, lo giuro. Questa sarà la tua ultima battaglia, Dina. Ok, quindi sfidiamo Xanders. Ok, Nara è ritornata, me lo aspettavo, devo essere sincero. Intanto mi sono totalmente distratto, ma in campo uno Shardberg. Beh, diciamo che è una sorta di cavallo molto spigoloso e non è che mi faccia impazzire. Ha mandato in campo un Trisaur, che è l'evoluzione finale dello starter di tipo terra, e raga, non mi piace. Quindi diciamo che l'avrei escluso a prescindere, me lo ricordavo diverso, non so il perché. Diciamo che dalla forma base è peggiorato tantissimo. Un Voltaic, che conosciamo fin troppo bene. Un Rustang, raga, che è l'evoluzione di Rustu, praticamente. Alla fine non è cambiato chissà quanto dalla sua forma base. Mi ricorda un po' Aron, Lyron e Aggron, diciamo, per come si sviluppa il Nexomon. Ha mandato in campo anche un Blitzstilia. E infine un Senteror, che raga è una sorta di centauro spettrale. E lui, raga, è molto ma molto bello. Lo conosco già perché l'ho incontrato off camera mentre allenavo i miei Nexomon. Ok, ciao Senteror! Che avversario formidabile! È incredibile pensare che un umano possa essere così forte. Questa ingenuità è il motivo per cui anche mio padre, Omnicron, è morto. Ascolta attentamente, Mr. Electric, è cruciale. Eccoli qua, raga, Nexomon 1. Gli eroi che hanno sconfitto Omnicron 1000 anni fa non realizzarono quello che avevano fatto, ma io sapevo che il trono vacante lasciato da mio padre avrebbe innescato una guerra catastrofica in futuro. E come previsto, guarda il casino che ora c'è nel mondo. Perciò progettai un piano che può porre fine a questa guerra una volta per tutte. Il mio piano ha bisogno di Atlas e di te, Mr. Electric. Spero che sia rimasto sempre lo stesso, perché quello è il vero Atlas. Che cosa c'entra Mr. Electric con tutto questo casino? Devi avere così tante domande, Mr. Electric, e avrai le tue risposte a tempo debito. Ma prima devi recuperare Atlas immediatamente. Avrai bisogno di lui per sconfiggere Vados. Per favore, fidati di me.
Tu e Atlas siete la nostra unica speranza di... No, Dina! No! Proprio scomparsa così! Nemmeno con una sorta di pathos per dire no, non te ne andare, subito! Bip, bip. Inizializzazione della sequenza di apertura. 3, 2, 1. Ok, Atlas. Raga, eccolo qua! Atlas! Madò! Raga, veramente, cioè, io non lo so come cacchio vengono gli sviluppatori del gioco queste idee in mente. Io non lo so. Raga, cioè, questo gioco è sempre meglio. Cosa? Che guardi? Da che cosa l'hai capito? Dalla porta gigantesca dietro di me che dice Atlas? Questo tipo già non mi piace. I discorsi tra Coco e Atlas saranno stupendi. Ok, questa zona cos'è? Oh mio Dio, c'è Amelie. Con Vados. Per secoli l'umanità si è nascosta dietro ad alte mura per paura di tiranni e della loro lotta crudele. Questa è la nostra unica possibilità, Vados. Elimini i tiranni e diventa il prossimo re dei mostri. Puoi porre fine a questa futile guerra. E chi è? Oi, Amelie. Raga, chi è questo barra questa? Posso aiutarti, Logan? Logan? C'è una cosa che non mi torna, Amelie. Hai a disposizione tutta la Gilda, vero? Ti basta dare l'ordine. Dai l'ordine ai nostri domatori cattureranno Mr. Electric in un batter d'occhio. È facile. Non ti illudere, Logan. Nel grande schema degli eventi, Mr. Electric non è il nostro vero nemico. Non lo è mai stato. Proprio come noi, anche lui cerca di porre fine ai tiranni. Non obiezioni? Intendono distruggere Vados, il lavoro di tutta la tua vita. Che senso avrebbe se un semplice ragazzino potesse sconfiggerlo? Pensaci. Non mi interessa chi prevarrà alla fine, che sia Vados o Mr. Electric. L'umanità sarà in buone mani in ogni modo. L'era dei tiranni sta per finire. Non penso. Sembra che Dina non sia riuscita a spiegare il suo piano a nessuno. Tu hai combattuto contro Omicron in persona, sul serio? Sì, certo. Abbiamo anche sconfitto i suoi figli. Era un gioco strano. Penso che starò con voi per un po'. Dobbiamo capire la ragione per la quale Dina mi ha riattivato. Ehi, delinquenti, questa è la vostra parte della ricompensa. Abbiamo completato la missione, finalmente. Hai reso un servizio eccezionale a questa città, amico mio. Vorrei solo che Amelie si facesse viva. Dov'è finita? Non ha importanza, abbiamo ancora del lavoro da fare, Mr. Electric. Abbiamo la posizione del nascondiglio di quei banditi che hai affrontato prima. È la Torre Maledetta, a nord. Se sei interessato, dirigiti verso l'uscita settentrionale della città e incontri i tuoi alleati. Questa sarà una battaglia difficile. Questo fantasma potrebbe essere uno dei fratelli di Dina. Potrebbe esserci un tempio nelle vicinanze. Raga, se completiamo la missione, riceviamo 1000 monete e un'anexo trappola d'oro. Secondo me questa sarà una bella missione. E ragazzi, quindi, io direi che per questa parte è tutto. E quindi ragazzi, cosa dire, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare, lasciate tantissimi pollici in su, commentate e condividete, ci vediamo nel prossimo video, attivate la campanella per rimanere aggiornati appunto sui feed dei video e arrivederci.